E con il The Wall si apre la presentazione di Samsung qui al CES 2018 con un TV micro LED, che è la nuova tecnologia presentata qua da Samsung, da 146 pollici. Un prodotto davvero incredibile che va a sfruttare non solo una risoluzione enorme, ma anche una diagonale e soprattutto una tecnologia che permette di dividere il pannello in più zone, come vedete in questo caso con una TV più piccola e una, diciamo, un intorno dedicato a una sorta di parete da salotto. Che cos'è la tecnologia micro LED? Ve la faccio vedere se riesco a passare in questo marasma di persone. La tecnologia micro LED cosa vi permette di avere? Vi permette di aumentare in maniera sensibile il numero dei LED. In questo caso è la tecnologia convenzionale attuale che usa la stessa Samsung. Qua invece la micro LED, e come vedete il numero dei LED è infinitesimamente più piccolo. Ora non so esattamente perché purtroppo nella presentazione di Samsung non ha praticamente detto alcuna caratteristica, 18 minuti di presentazione ma senza alcuna specifica. Questa è, diciamo, la schermata dei LED normali e micro LED, e comunque i micro LED permettono di avere una qualità RGB maggiore, soprattutto un controllo per quanto riguarda la luminosità superiore e i neri nettamente più scuri, quindi quasi verso l'OLED. Samsung non sposa questa tecnologia ancora, però ha rinnovato completamente la Smart TV. La presentazione del CES, l'Intelligent Era of Television, ovvero l'integrazione non soltanto della tecnologia dell'intelligenza artificiale all'interno di TV, ma anche il rinnovamento completo della Smart TV, che potete vedere qua in una piccola demo. Come vedete c'è stato un rinnovamento grafico sia per quanto riguarda l'organizzazione delle schermate sia per quanto riguarda poi l'accesso ai contenuti. Tutto è gestibile chiaramente da smartphone, è integrato il DLNA e tutte le connettività wireless che potete immaginare. Anche Bixby è arrivato sui TV. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sarà possibile interagire vocalmente e sfruttare tutte quelle caratteristiche che Bixby ha portato sugli smartphone come Galaxy S8, Note 8 e non solo. Ovviamente io vi sto parlando molto in generale, vi faccio anche fare un po' di giri, perché le caratteristiche di tutto quanto e le demo sono veramente scarse in questa demo area, ma ci torneremo sicuramente nei prossimi giorni. Questo invece è come le TV di Samsung, grazie al Xbox One X 4K nativo, permettono di sfruttare il gaming in maniera davvero eccezionale, ma soprattutto sfruttare il gaming grazie all'HDR. Qua vediamo due diversi contenuti, uno con l'HDR off, uno con l'HDR on. Dal vivo la differenza è davvero netta. Adesso forse questa schermata con i blu non era fantastica, adesso dovrebbe arrivare qualcosa, ecco, vedete qua la differenza è veramente veramente enorme. In realtà questa è, diciamo, roba vecchia, passatemi il termine. La novità vera e propria è questa che vi faccio vedere adesso, ovvero la possibilità, grazie all'intelligenza artificiale, di fare un upscaling dal 4K, o meglio, un upscaling da una sorgente a bassa risoluzione al 4K, adesso con la nuova intelligenza artificiale all'8K, con una qualità superiore allo stesso 4K. Vedete, in questo caso abbiamo una sorgente in 4K nativa che viene fatto un upscaling per arrivare all'8K. Abbiamo una immagine che rende visivamente meglio sull'8K rispetto al 4K, anche se la risoluzione nativa è inferiore, quindi dovrebbe penalizzare l'8K. Qua si vede molto bene la differenza, dal vivo almeno, spero anche in video, tra questi due filmati, al di là del fatto che qui c'è anche una qualità cromatica che tende ovviamente a favore dell'8K. Il micro LED, tornando un attimo indietro, permette anche di non avere limiti dimensionali per quanto riguarda i pannelli, perché grazie a questa tecnologia sarà possibile realizzare pannelli praticamente di qualunque dimensione. Non ci dovrebbero essere limiti se non il portafoglio. Ora vedremo probabilmente se durante il 2018 arriveranno pannelli da oltre 200 pollici. Questa è invece l'ultima novità, ovvero la Samsung Flip,
la risposta digitale a quella che è la lavagna classica, analogica, con pennarello, carta e calamite, che magari molti di voi usano in ufficio, in zone, diciamo, lavorative. In questo caso è una lavagna intelligente, smart, capacitiva, con la possibilità di essere usata collaborativamente, quindi in multi-writing, ma anche in utilizzo misto, quindi è possibile avere una piccola finestra con, per esempio, un desktop emulato, magari connesso tramite HDMI, magari in remoto, è possibile ruotarla, scrollare. Le cornicioni nere che vedete in realtà sono cornici attive, cioè si possono premere, o meglio toccare, per andare a scrollare il contenuto. Adesso vi faccio vedere tramite questo gentilissimo collega, o comunque addetto stampa. Quindi sono, non è una cosa estetica, ma è una cosa realmente funzionale. Di qua invece vi faccio vedere un attimo questo giovine aitante, che fondamentalmente non fa altro che prendere appunti e scrivere, per farvi capire quanto è facile l'interazione con questo, con questa Flip. Ci sono poi tutte le funzionalità di gestione dei contenuti, la possibilità di inviarli via cloud, di esportarli, connettere qualsiasi altra cosa. Qua di nuovo l'intelligenza artificiale su un TV, credo in questo caso sempre 8K, ma con una dimensione inferiore al pannello che vi facevo vedere prima. Davvero davvero fantastici, sono TV davvero davvero incredibili. Ma tutto questo chiudendo e dandovi soprattutto appuntamento non soltanto ai prossimi giorni, dove durante la fiera andremo a vedere un po' meglio, con una situazione un pochino più calma, questi nuovi TV micro LED, ma soprattutto vi do appuntamento agli articoli che realizzerà Nicola Zucchini Buriani, in cui spiegherà come funziona questa tecnologia, perché al momento davvero le informazioni che sono state offerte da Samsung sono pochissime, limitatissime, per cui io stesso non ho compreso perfettamente come avviene sia l'upscaling verso l'8K, sia le differenze tecnologiche tra gli LED RGB della tecnologia normale e dei micro LED. Dunque, appuntamento sugli articoli dedicati a questa novità Samsung su hdblog.it. Seguiteci, perché il CES è iniziato praticamente oggi e ancora tante cose ci sono da scoprire.